Un cordiale saluto a tutti i telespettatori di Teleprima. Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra informazione, il Prima TG, che apriamo con l'andamento della curva epidemiologica sul territorio nazionale, i consueti dati diramati dalla Protezione Civile. Nel bollettino di domenica sono 19.611 nuovi positivi a fronte di 272.630 tamponi processati, con la ormai nota distinzione tra tamponi antigenici e molecolari. I deceduti sono stati 297 nelle ultime 24 ore. Per quanto concerne invece il tasso di positività, c'è una risalita rispetto al 6,6% della giornata di sabato, è arrivato al 7,2% invece nella giornata di domenica. In Campania invece nuova risalita della curva, sono 2.095 i nuovi positivi al Covid a seguito del bollettino diramato dall'unità di crisi regionale. I tamponi molecolari sono stati 18.345 e, come si diceva, il tasso di incidenza è in salita, si attesta all'11,42% rispetto all'11,01% della giornata di sabato. Dei nuovi positivi, 612 sono le persone sintomatiche, le vittime sono state 18, mentre invece i guariti 1.516. Leggera discesa del numero delle terapie intensive, con 165 posti letto occupati a fronte di una disponibilità di 656, mentre invece sono 1.592 i posti letto occupati in degenza ordinaria tra l'offerta pubblica e privata messa a disposizione dalla Regione, dati sostanzialmente stabili rispetto a quanto visto negli ultimi giorni. Restiamo in Campania perché il presidente della Regione Vincenzo De Luca si è recato a Camposano, dove la ASL Napoli 3 Sud ha inaugurato nuovi centri di vaccinazione contro il coronavirus per pazienti in dialisi. Tra i vari argomenti si è focalizzato anche sull'approvazione da parte dell'EMA e dell'AIFA del vaccino russo Sputnik. Sentiamo. Ma come sapete, stiamo facendo una battaglia per avere la stessa quantità di vaccini di altre regioni in rapporto alla popolazione. Ci auguriamo di ottenere questi vaccini che non ci hanno mandato entro il mese di aprile. Per il resto sapete che il nostro programma come regione prevede l'immunizzazione di tutta la popolazione campana per quest'autunno. Dovremo fare uno sforzo gigantesco per arrivare a fare 60.000 vaccinazioni al giorno. Ce la possiamo fare, a condizione ovviamente che arrivino i vaccini. Sapete che abbiamo anche stipulato un contratto con l'azienda produttrice di Sputnik. Voglio chiarire ovviamente che il contratto è subordinato all'approvazione del vaccino da parte delle agenzie di controllo. Arriveranno queste approvazioni? Mi auguro di sì. Mi auguro che, a cominciare dal governo italiano, anziché raccontare numeri a vanvera, si impegni a fare in modo che l'AIFA verifichi i vaccini in tempi rapidi, non nell'arco di mesi, perché non siamo in un tempo di ordinaria amministrazione, ma siamo in guerra. E siccome vi sono vaccini che sono già stati somministrati a milioni di cittadini, si può tranquillamente fare una verifica sulla efficacia del vaccino in un mese, non in sei mesi. Questo è quello che noi chiediamo al governo e all'AIFA, e ovviamente ci atterremo alla valutazione scientifica sul vaccino. Per il resto, ripeto, noi siamo impegnati a fare la corsa per immunizzare tutta la popolazione campana per quest'autunno. Questo vuol dire che dobbiamo fare 60.000 vaccini al giorno. E ci stiamo preparando a farli. Sapete che anche oggi siamo la prima fra le grandi regioni d'Italia a fare vaccini, ma dobbiamo fare di più. Ed è un miracolo quello che stiamo facendo, perché, come sanno i cittadini campani, ma non lo sanno il resto d'Italia, noi abbiamo 15.000 dipendenti in meno rispetto a regioni che hanno 1,5 milioni di abitanti meno della Campania. Nello stesso intervento il governatore ha anche parlato della riapertura delle scuole dopo il periodo di Pasqua. Ascoltiamo le parole del governatore. Dopo Pasqua il governo pensa di riaprire le scuole, sarà possibile anche in Campania?
credo che sarà possibile per la fascia delle primarie e fino alla prima media. Alla prima media. Ovviamente anche noi verifichiamo sempre l'andamento del contagio, però penso che possiamo essere fiduciosi anche perché, ripeto, noi abbiamo già vaccinato il 95% della popolazione, del personale scolastico, docente e non docente, quindi abbiamo creato una condizione di base di maggiore sicurezza. Le ripeto, se avessimo avuto vaccino somministrabile anche a ragazzi sopra i 16 anni avremmo completato tutto il mondo della scuola, perché non c'è dubbio che questa è una priorità. Quindi anche da questo punto di vista siamo fiduciosi, però attenti, la linea della Campania è quella di sempre, noi dobbiamo aprire tutto ma per sempre, non aprire due giorni e poi chiudere due mesi, perché questo sta portando l'Italia all'esaurimento nervoso. Questa è stata la scelta del governo precedente, la scelta delle mezze misure. Se noi avessimo chiuso l'Italia a ottobre, quando avevamo tutto sommato un mese di non grande vivacità commerciale, avremmo probabilmente parato allora la terza ondata. Comunque lasciamo perdere, questo è il passato. L'origine del coronavirus non dovrebbe essere derivante da una fuga in laboratorio, questo quanto emerge da un bollettino che è stato diramato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che si è recata in Cina per cercare di andare a scoprire quella che è appunto la fonte del Covid, e viene ritenuto estremamente improbabile che il coronavirus sia sfuggito da un laboratorio di Wuhan. Lo scenario più probabile è che ci sia stata la trasmissione di animale in animale per poi scatenare la pandemia che stiamo ancora vivendo. A riportare la notizia in esclusiva è stata l'Associated Press, sebbene comunque siano ancora tanti i punti da chiarire, sono tanti gli studi che comunque approfondiscono il fenomeno della zoonosi, ovvero il passaggio del virus dall'animale all'uomo. Infatti il team di ricercatori che si è impegnato nella stesura di questo rapporto ha fatto riferimento che il coronavirus è stato ritrovato nei pipistrelli, animali comunque noti a trasportare il Covid, e dunque ci sarebbe però un tassello mancante, ovvero quello che è stato l'animale che ha fatto, diciamo, da tramite per il salto dal pipistrello all'uomo. È molto probabile, si afferma nel rapporto, che ci sia il riferimento nei pangolini o nei visoni, che sono appunto possibili portatori. A Napoli, in provincia, il comando provinciale della Guardia di Finanza ha sequestrato immobili e disponibilità finanziarie del valore di 500.000 euro. Sono due i coniugi accusati ed indiziati per il reato di usura. Su provvedimento cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, i finanzieri sono riusciti a ricostruire quello che è il meccanismo di usura con la testimonianza di un imprenditore edile che durante il controllo ha denunciato di aver visto lievitare la pretesa restitutoria del prestito iniziale di diverse decine di migliaia di euro, con addirittura un tasso di interesse al 400%. Si è poi accertata l'erogazione di prestiti per 115.000 euro a tassi a dir poco usurari ai danni di due imprenditori in difficoltà economiche, uno a Latina e uno a Portici. I sequestri sono stati effettuati tra le zone di Roma ed Ercolano. A Caserta, nuovo aggiornamento della curva pandemica con i dati diramati dall'unità di crisi dell'ASL di Terra di Lavoro. Nella giornata del 28 marzo sono 308 i nuovi positivi, con una sola vittima e 298 guariti. I tamponi elaborati sono stati 2.222 per un tasso di incidenza del 13,41%. Nel saldo complessivo si certifica un aumento di 9 positivi su tutto il territorio. Caserta in cima per numero di casi attivi con 609 contagiati, c'è poi Maddaloni con 516 e Marcianise con 500.
Una tragica notizia scuote tutto l'ambiente casertano perché è deceduto a causa del coronavirus il maresciallo Baldassarre Nero, comandante della stazione proprio di Macerata, Campania. Aveva contratto il coronavirus qualche giorno fa, le sue condizioni si sono aggravate a causa di una polmonite bilaterale che lo ha colpito. È stato necessario il ricovero al Cotugno di Napoli, dove poi deceduto a speso la sua vita al servizio della comunità e lascia una moglie e una figlia. Una bruttissima notizia, ha detto il sindaco di Macerata Campania, Stefano Antonio Cioffi. Il maresciallo era con noi da tanti anni, l'ho sentito poco prima che venisse ricoverato al Cotugno, mi aveva mandato una foto con il casco per respirare, poi la situazione è peggiorata e lo hanno dovuto ricoverare. Da quel momento mi sono sentito con la figlia che mi aveva assicurato un miglioramento delle condizioni, poi c'è stata una crisi e dunque è arrivato poi il decesso nella notte a soli 49 anni. Il sindaco ha voluto comunque tenere sempre alto il livello dell'attenzione, ha detto questo Covid non ne vuole sapere di andarsene, ha colpito anche altri concittadini, c'è bisogno della massima attenzione. Chiudiamo con il calcio. Dopo la vittoria all'esordio per il percorso a Qatar 2022 contro l'Irlanda del Nord, altra vittoria contro la Bulgaria a Sofia, la prima in terra bulgara. Il tecnico Mancini ha schierato dal primo minuto Chiesa e Insigne insieme a Belotti, qualche cambio anche in difesa con Acerbi, a centrocampo con Barella e Sensi. Sono state due le reti degli azzurri, ha segnato prima Andrea Belotti su calcio di rigore, poi è arrivato il raddoppio che ha chiuso la partita al minuto 82 con un bel destro a giro di Locatelli che ha ricevuto il pallone da Insigne. I bulgari si sono poi sfaldati e hanno rischiato la terza rete con una bella palla di Bonucci per Immobile, ma è stato bravo il portiere della nazionale di casa Ilief a evitare il 3-0. Prestazione comunque sufficiente per la compagine di Roberto Mancini. Il prossimo appuntamento è mercoledì contro la Lituania per continuare a sognare il mondiale in Qatar. Con il calcio chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguo di giornata. Arrivederci.